Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Daniela Ferolla, la conduttrice di Uno Mattina, sta vivendo un momento magico. Dopo un'estate da sogno coronata dalle nozze con Vincenzo Novari, è tornata al timone del programma insieme a Massimiliano Ossini il 9 settembre. Oggi, 16 settembre 2024, è stata ospite di Caterina Balivo alla Volta Buona, dove ha parlato del matrimonio e di altri dettagli interessanti. Daniela Ferolla ha raccontato della sua storia d'amore con Vincenzo Novari, con cui si è sposata il 22 giugno. I due si sono conosciuti nel 2004 e la differenza di età non è mai stata un problema. Durante la trasmissione, Daniela ha condiviso dettagli intimi sulla proposta di matrimonio, romantica e silenziosa, che ha ricevuto da Vincenzo a Natale. Durante l'intervista, la conduttrice ha anche ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera, come la vittoria a Miss Italia nel 2001 e gli esordi frenetici che ha vissuto con il sostegno della madre. Daniela ha ricordato con commozione l'importanza della figura materna nella sua vita, sottolineando il suo ruolo nel completamento degli studi e nell'incontro con il marito. La puntata di La Volta Buona è stata un'occasione per conoscere meglio Daniela Ferolla, non solo come conduttrice di successo, ma anche come donna e moglie. La sua storia d'amore con Vincenzo Novari e il ricordo della madre hanno emozionato il pubblico, che ha potuto apprezzare la sua autenticità e la sua passione per il lavoro. Non perdete l'appuntamento con Daniela Ferolla su Rai 1 il prossimo 22 settembre, quando sarà ospite di Linea Verde alle 12:20, un'occasione per scoprire ancora di più la vita e la carriera di questa.